Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su Sub H2O. Come vedete, siamo in una nuova location, sono nell'albergo perché oggi ho deciso di fare una gita a Varazze e voglio cogliere l'occasione per raccontarvi di una delle mie passioni, la fotografia. Oltre a raccontarvene, volevo darvi anche due, tre nozioni in modo che anche voi, nel caso in cui vi trovate ad avere a che fare con una reflex o con una mirrorless, ad esempio, riuscirete quantomeno a gestirla. Io non sono un fotografo professionista, non sono un esperto, ma semplicemente un appassionato come tanti altri. Magari faccio appunto, come dicevo prima, un video dove vi spiegherò bene la mia attrezzatura per registrare i video o per fare delle fotografie. Volevo appunto dare due o tre nozioni di fotografia, lo faccio iniziando a parlare di che cos'è l'esposizione di una fotografia. L'esposizione in fotografia è la quantità di luce che vogliamo fare entrare all'interno del nostro sensore per scattare una foto o per registrare un video. Ovviamente la quantità di luce deve essere bilanciata, non deve essere né troppo alta né troppo bassa. Se abbiamo infatti un'esposizione troppo alta, allora la luce brucerà i dettagli. Mentre invece se abbiamo un'esposizione troppo bassa, allora tutto sembrerà scuro. Quindi il valore di esposizione ci verrà rappresentato con un grafico e noi dobbiamo essere al centro di questo grafico, quindi con un valore uguale a 0. Quindi quali sono allora i parametri che ci permettono di avere una corretta esposizione o ci permettono di cambiare l'esposizione di una fotografia o di un video? Beh, innanzitutto sono gli ISO. Gli ISO è la quantità di luce che il sensore riesce a captare. È un valore che più basso è, più scura avremo la foto, quindi meno luce entrerà. Più alto è, più luce entrerà. Però sia nelle foto che nei video dobbiamo sempre ricercare il valore più basso di ISO, perché un valore più alto potrebbe far entrare del rumore. La quantità di rumore varia in base alla qualità della macchina fotografica che noi stiamo utilizzando. Un entry level, ad esempio, ad un dato valore comincerà a far entrare del rumore, mentre una macchina più professionale, ad un valore più alto, non farà entrare rumore o ne farà entrare proprio veramente poco. Quindi abbiamo visto cosa sono gli ISO, si possono regolare dal menu delle fotocamere prima di scattare una foto o di fare un video, però abbiamo detto che dobbiamo mantenerle sempre più basso possibile. Quindi impostiamo pure un valore basso di ISO e poi lo regoliamo successivamente. L'altro passo da fare è sicuramente impostare il tempo di scatto. Il tempo di scatto è la velocità con cui l'otturatore scatta una foto. Se ad esempio impostiamo un valore basso di tempo di scatto, l'otturatore si chiuderà subito, facendo entrare meno luce, ma bloccando perfettamente l'immagine. Invece con un valore più alto di tempo di scatto, invece entrerà sì più luce, ma l'immagine verrà praticamente mossa. Infatti si utilizza nel caso in cui vogliamo scattare una foto per mostrare la scia di un oggetto che si muove. Allora questo potrebbe esserci utile, o potrebbe esserci utile anche nella fotografia di paesaggio, dove tutto è fermo, quindi non abbiamo oggetti che si muovono, abbiamo bisogno di far entrare più luce. Impostiamo allora a quel punto un valore alto di tempo di scatto. In questo modo l'otturatore si chiuderà più lentamente facendo entrare più luce. L'altro parametro di cui dobbiamo tener conto è l'F, quello che è rappresentato come F nelle fotocamere, che altro non è che il diaframma, cioè l'apertura e la chiusura del diaframma. Dei valori alti di apertura di diaframma saranno ad indicare che il nostro diaframma è semplicemente più stretto. Valori bassi di diaframma, invece, che questo è meno stretto, quindi è più aperto. Con un diaframma più aperto entrerà ovviamente più luce, con un diaframma più chiuso ne entrerà sempre di meno. Inoltre, con un diaframma più aperto potremmo creare più facilmente un effetto bokeh, quindi il soggetto bene a fuoco e dietro lo sfondo sfocato. È un effetto che si usa tantissimo nella fotografia di ritratto. Se invece vogliamo mettere a fuoco un po' tutta la scena, allora è opportuno impostare un diaframma con valori più alti, quindi più stretto. Dipende tutto da quello che vogliamo ricreare. Nella fotografia, ad esempio, di paesaggio, tenderemo ad utilizzare diaframmi più chiusi. Ovviamente c'è ancora tanto
di cui parlare, ma io volevo dare solo due o tre nozioni per chi vuole appunto approcciarsi, che andranno magari un po' riviste e poi verranno messe in pratica, perché l'unico modo per apprendere è per renderle un po' più automatiche. Però non è nulla di difficile. Vi ho parlato della mia passione per la fotografia. A me piace molto la fotografia di paesaggio, soprattutto la fotografia di paesaggi marini. Quindi non perdiamo altro tempo e vi porto con me a fare degli scatti. A dopo! Allora, eccoci qui sul campo. Adesso quello che faremo è mettere in pratica quello che abbiamo detto. Siccome io voglio creare un effetto setoso dell'acqua del mare, allora cosa farò? Impasserò un valore di tempo di scatto molto alto, così da ottenere l'effetto di cui vi parlavo prima. Scusatemi il cappuccio, ma c'è veramente tanto vento. Scusatemi anche se non si sente tanto bene, però è l'unico modo che ho per registrare e per farvi vedere tutto. Quindi prima di passare dalla macchina, vi dico già che aumentando, come vi dicevo prima, il tempo di scatto entrerà più luce, però come vedete è già una giornata abbastanza soleggiata, è un po' nuvolosa, però comunque è già tanta la luce, quindi in questo caso entrerebbe troppa luce. Appunto per quello si utilizza un filtro particolare che si chiama Neutral Density, filtro ND, nel mio caso è un filtro ND 1000, più alto è il valore più scuro è il filtro e quindi scurisce tutta la scena ed è utile per fare un effetto di questo tipo. Ora adesso passiamo alla pratica, vi faccio vedere i valori che ho impostato e vi faccio vedere lo scatto. Allora, eccoci qui con la mia fotocamera, questo qui che sto cambiando è il tempo di scatto, vedete? Ovviamente abbiamo detto che devo aumentare il tempo di scatto per fare la foto effetto seta. In questo caso io metterò 4 secondi perché ho fatto delle prove e ho visto che quello il valore è migliore. Allora, questo qui è il diaframma, guardate. Vedete?
più abbasso questo valore, più si apre. Io voglio ovviamente prendere tutta la scena, per cui devo un valore più o meno medio. ISO metto 100 perché il valore è più basso, quindi voglio fare entrare meno rumore. Adesso posso cominciare a scattare la foto. Ho un telecomandino che serve per scattarla, eh. Sono andato, ci metterà appunto 4 secondi per lo scatto, e questo è quello che ottengo. Vedete? Se io ora faccio uno zoom, vedete, questa qui è la mia scena che è ripresa abbastanza bene. Questo è l'effetto seta che ricerco. Quindi, se volete fare una foto di questo tipo, quello che dovete fare è comprare un telecomandino come questo. Si trova su Amazon a pochi euro, lascio il link qui sotto in descrizione come sempre. Il telecomandino serve per evitare appunto il micromosso che tutti noi facciamo se scattiamo una foto. E un'altra cosa che vi serve è appunto, proprio per lo stesso motivo, il cavalletto. Io utilizzo questo qui, poi vi farò vedere meglio in un prossimo video, però anche questo si può comprare su Amazon a pochissimi euro veramente. Poi un filtro neutral density, quindi un filtro ND. Io ho usato l'ND 1000, potete usare gli ND variabili o l'ND anche di intensità più bassa, ma dovete fare comunque delle prove, dipende dalla giornata, eh. Eccoci ritornati qui in albergo. Una doccia veloce e adesso è arrivato il momento di uscire. Vi ho fatto vedere prima come impostare i parametri per una foto con l'effetto setoso. Secondo me è uno degli effetti più belli che si possono applicare nella fotografia di paesaggio, di scogliere o di spiagge. Fatemi sapere nei commenti se la pensate anche voi così. Adesso è già sera, è arrivato il momento di uscire a fare una passeggiata. Ci vediamo dopo.